riuniti con Martina Magalì e con Sonia. Ciao Martina, ciao Sonia. Ciao. Allora, Martina ha un sogno nel cassetto e sta realizzando un bellissimo progetto che riguarda l'ipoterapia in bitless, quindi mondo cavallo, in equitazione naturale, ipoterapia svolta in bitless. Di che cosa si tratta? Salve, allora, questo è un mio sogno che ho da diversi anni e forse finalmente stiamo riuscendo a realizzare, che si chiama Le Ferie Ranch. Le Ferie Ranch è proprio esattamente quello che stavi dicendo tu, è il discorso di lavorare i cavalli in bitless. Io, per quanto mi riguarda, sono un ipoterapeuta. Insieme a me si uniranno diversi personaggi che invece insegneranno anche altre discipline, quindi siamo aperti comunque a tutti, non è solo, però in particolare per quanto riguarda il mio campo è l'ipoterapia. Lavoreremo in bitless e in barefoot, anche questo è importante per noi, perché come la terapia è per la persona e anche per il cavallo, quindi assolutamente non vogliamo usare nessun tipo di coercizione e lavorare nel rispetto di ambedue gli individui. Okay. Vogliamo parlare un attimino di Sonia? Ciao. Sonia, ciao. Sonia, la nostra prima allieva ufficiale. Quindi. Tu monti con Martina, monti in bitless. Sì. Parlaci delle tue emozioni. Cosa provi quando sali su un cavallo? Tante emozioni. All'inizio magari è un attimo così, però poi dopo passa tutto, quindi sono tranquillissima. Come si chiama il cavallo che monti? Oggi ho montato Freddy. Non monti sempre lo stesso cavallo, quindi? No, sicuramente no, poi si vedrà. Però abbiamo una preferenza, vero? La preferenza è Bella Lea. È una bellissima cavalla, Bella Lea, sempre sì. In bitless? Sì. Bello, mi piace moltissimo. E, quali sono le tue aspettative? Vuoi comunque andare avanti? Vuoi farlo sempre? Vuoi fare qualche garetta magari? Beh, se oggi domani succederà, ben venga. Ci sono delle garette che tu puoi fare, certo, lo sai? Certo. C'è il mondo comunque, il mondo dell'equitazione che è aperto, certo. Diciamo, un po' a tutto, anche a delle gare che si possono fare. Certo. Questo fa parte dei nostri obiettivi, anche portare i ragazzi in gara, e sempre rimanendo nella nostra fede bitless e barefoot, e dimostrare che anche noi tutti, siamo spaccate. Tu che ne pensi? Lei si chiama Tirina, cosa ne pensi? A lei piace? Direi che ci è piaciuta, vero? Piace. Sì. Da un chip è tutto. Grazie. Ciao.